questo qua. Ali forti ai miei piedi ha messo gli dèi. Odo che tu qui sei e su quel masso siedi. Ascolta dunque la novella mia. Euridice sarà presto mia sposa, e in petto il cuor non ha più posa, ora che lei è più dell'anima mia. Mitiar taraltia, iesi föderum, tattande fiecha. Oh numi, perché mutate così in fretta l'umore mio? Poc'anzi tessevo lodi a te vite, a te fortuna, e ora non odi che urla, pianti e nulla che mi alletta! Questo invece è il grano. Ci sono diverse tipologie e di varietà antiche. Senatore Capelli, Casorella. L'aspetto più importante è l'origine del seme. Jessica! 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 Dove sei? Vediamo un po' cosa dicono i giornali. Dolomiten, Tagblatt der Südtiroler. Eine kleine Theatergruppe tourt durch das Land und erzählt den Aufstand der... Die Geschichte der Bauern. Eine kleine Theatergruppe tourt durch das Land und erzählt den der mit dem Titel Tirol 1525. Der Krieg wird neu erzählt, um alte Probleme aufzuzeigen. Die 500 Jahre zurückliegen. Cambiamo giornale. Il mattino. Kharkiv, Ucraina. La banca dei semi distrutta da... bruciato. 160.000 varietà di semi e di culture uniche. La banca dei semi, che ha una lunga storia ed è sopravvissuta anche durante l'occupazione tedesca.
ma non è sopravvissuta all'esercito russo. E così si può leggere. Nuovo giornale. La nuova del Sud, Basilicata. Ok, Corleto per Ticara. L'arrivo del grano 1920 è stata trattata dal professor. I contadi hanno la sede della massa del i car hanno una bambina. Alto Adige, Tirolisch Laumans, monoculture, modello di convivenza. Autom? Ia! Lucania! Basilicata, non si riesce a finire di morire che le donne già cominciavano il lamento. Antica identità. Out home. Ia. Ouch. Am etch. Ti in match. Out. Mamma. Il vero nemico. Quello che impedisce ogni libertà e ogni possibilità di un'esistenza dignitosa al contadino è la piccola borghesia dei paesi. Out home. Autoctono. Autanasia. Eutanasia. È una classe degenerata, fisicamente e moralmente, incapace di adempiere la propria funzione e che solo vive di piccole rapine e di una tradizione imbastardita di un diritto feudale. Finché questa classe non verrà soppressa e sostituita, non si potrà pensare a una soluzione della questione meridionale. Per la sempreverde autonomia, Ia! Un pezzo d'Europa dove la qualità è a casa. Cas! Speck! Stinco di maiale! Costolette di maiale! Del porco! Hai peggio porci! Vanno le meglio mele! Prost! Mamma! Tutto? Mamma, venite! Seguiamo! Venite, mamma! Continuiamo! Mamma, venite! Qua sulle scale si vede perfetta. Michael Geismayer. Chi? Michael Geismayer. Sì, Michael Geismayer, che nasce a Cefs, vicino a Vipiteno, attorno l'anno 1490. Vipiteno, Alto Adige, a suo tempo Tirolo? Sì, esatto. Famiglia e parenti erano benestanti. Gente della campagna con residenze anche in città. Sì, ma scusate. Qui c'è scritto: Michael Geismayer si avvicina ai contadini ribelli. Perché? Forse tra i suoi pensieri trovarono spazio le voci critiche contro il potere dei nobili della Chiesa. Trovarono spazio le voci critiche dei vari gruppi ereticali e della riforma protestante basata sulla comunanza dei beni. Era un uomo colto che conosceva bene la struttura dello Stato e del potere. Era scrivano del governatore e segretario del vescovo. Forse presero spazio quelle idee umanistiche che volle riportare nell'Andes. Ok, inoltre scrivono: nel 600 viene sostituito il diritto germanico degli usi civici con quello romano basato sulla proprietà privata. Ciò significa niente caccia, niente pesca, niente legna. Tasse. Il censo al padrone. La decima alla chiesa. La decima per bestiame, vino e grano. Laudemio et reconizio. Denaro al signore, clero e per il sistema giuridico. Soprattassa per la caccia e per la pesca. Soprattassa per la raccolta delle bacche di ginepro. Soprattasse per la propria vita e la propria morte. E il commercio e le miniere era sempre nelle mani delle grandi imprese. Famiglie. Giusto, famiglie, ascoltate.
è che ottenevano dal sovrano il privilegio esclusivo di estrarre e commerciare sempre a discapito delle persone comuni. Pratica! La scintilla che fa scoppiare la rivolta anche su Tirolo parte il 9 aprile 1525. Si propagò per tutto il Tirolo, fino ad arrivare al Trentino. E Michael Geismar viene eletto dai ribelli comandante generale in campo. Un guerriero con la penna. Apprezzavano di lui le sue doti di organizzatore. Poi susseguivano dialoghi, trattative, compromessi fra contadini, minatori e cittadini da una parte e l'arciduca Ferdinando dall'altra. Un astuto temporeggiare e una consapevole divisione fra contadini e minatori. Il massacro dei contadini ribelli, l'arresto di Geismar e la forzata conversione cattolica, l'espulsione degli anabattisti. Geismar fuggì in Svizzera. È lì che elabora la sua Landesordnung. Landes che? Landesordnung, udite? Una generale riforma egualitaria della società. La fine dei privilegi feudali. Uno sforzo collettivo per l'emancipazione del popolo. Il risanamento economico. Un ordinamento fortemente democratico. Fino alla sua morte sarà uno dei più pericolosi avversari degli Asburgo. Si mise in contatto con i principali avversari degli Asburgo. L'ambasciatore in Svizzera. Il re di Francia. La Repubblica di Venezia. E i ribelli della Baviera del Salisburghese. Sulla sua testa misero una taglia enorme. Che lo costringe a rifugiarsi prima nella Serenissima e poi a Padova. Dove il 15 aprile 1532 viene assassinato da 3 sicari pagati dal re Ferdinando. Geismar era uno dei primi condottieri popolari che vedeva le rivolte contadine realmente inserite in un contesto europeo. Per poi finire, per oltre 450 anni nel dimenticatoio. Che siano aboliti tutti i diritti speciali. Nessuno deve essere favorito rispetto ad un altro. I monasteri e le case dell'ordine teutonico devono essere trasformati in ospedali. Gli orfani dovranno essere istruiti ed educati. I senza tetto e i poveri saranno aiutati con la decima. Tutte le paludi e le aree sterili del paese dovranno essere rese fertili e l'uso comune non dovrà essere impedito a causa di alcuni egoisti. Mia povera Euridice, sento che te ne vai e ogni soccorso sarebbe inutile ormai. Perché piangere o gridare così forte? La sua anima ha deciso la sua sorte. Non è più qui, rapita è già dalla morte. No! Non accetto! Non mi persuado, non mi arrendo! Da lei non mi separo, nonostante il destino orrendo. Chiederò direttamente al Dio che comanda i morti, che restituisca la vita e che innocente e senza torti. E con il suo corpo percorrerò tutta la scura via. E se rifiutasse, allora prendesse anche la mia. Oh.
si coltivi molto più grano, si piantino gli ulivi e si coltivi lo zafferano, si coltivino i cereali nel mezzo e le vigne sulle colline, sia fatto divieto di commercio privato, di beni o di denaro, i pesi e le misure siano uniformi in tutto il paese, siano abolite le distinzioni di classe, siano sciolte la nobiltà e il clero. All'inizio farete voto e giurerete di stare insieme con il vostro corpo e i vostri beni, di non dividerci ma di tenerci uniti e di aiutarci, di agire sempre in modo ponderato e in ogni cosa di non cercare l'interesse personale, ma piuttosto di cercare il bene comune. Bene, ben detto. Benedetto. Beneficio. Senza beneficio. Senza bene o senza bene? Senza bene, si rimane nel bene. Sto bene. Stai bene? Sì, stai bene. Ho il benefit. Ah, il benefit. No benefit. Oh, yeah, yeah, no yeah, benefit. Yeah. No fit. 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 Inizio a fot. Male. L'uomo di oggi acquisisce solo conoscenze utili. È disposto a riconoscere solo ciò che può portargli vantaggi. L'uomo di oggi è uno schiavo che ha sempre seduto sulla sua spalla sinistra un demone che gli dice cosa decidere e come procedere. È uno schiavo che pensa costantemente all'utilità, alla sua utilità. Un uomo libero non disdegna né rifiuta l'utilità, ma sicuramente non la serve. Un uomo libero acquisisce conoscenza per se stesso, non per conquistare il mondo. Bene. Ben detto. Benedetto. Beneficio. Maleficio. Malemicio. Benemicio. Bene miau. Bene bau. Bene porc. Puerco matado. L'invierno solucionado. Urlava come un maiale! Ma nessuno è venuto ad aiutarlo! Ma perché è la cosa più naturale, più normale, più consueta in una fattoria? Le urla dei maiali. Naturalmente i maiali percepiscono qualcosa quando... ma immediatamente vengono storditi e scannati con un colpo rapido e preciso sotto il collo. E quelli bravi arrivano con la punta del coltello fino al cuore. Del maiale non si butta via nulla. È un beneficio per tutti. In Cina le orecchie del maiale sono una specialità. C'è una richiesta pazzesca! Se ci fosse un trattato tra l'UE e la Cina, l'Austria potrebbe esportare il 10% delle orecchie. Ma senza un trattato con l'Unione Europea, le orecchie non possono essere altro che scarti di macellazione. Noi siamo... the European Pig Producers, una rete dei principali produttori economici del paese. P-E. Al Parlamento di Bruxelles c'è un partito che si chiama come noi, il Partito Popolare Europeo. P-E. PPE e Partito Popolare Europeo. E vorrebbero che noi cambiassimo logo e nome. Perché se vai su Google e cerchi Partito Popolare Europeo, PPE, compaiono immediatamente solo maiali. Tratandose de puercos, todo es dinero.
Trattandose de dinero, todos son puercos. Aggi saputa che hai acceso porca, non mi va mai, io mi so torta. Aggi cantate sotto una stizza, a cupa cupa vola sa un zizza. A cupa cupa vola sa un zizza. Aggi cantate sotto una fronte d'acce, a cupa cupa vola sa un coraggio. Tanti anni fa si scatenò un incendio furioso e boschi, piante, alberi da frutto, tutto bruciò e da mangiare ovunque girando nulla si trovò. Di fame saremmo tutti morti se sotto la cenere non avessimo trovato pagnottelle tenere tenere. Fu il lavoro di tante formiche che ci fece ricchi, avendo sotterrato milioni e milioni di chicchi. Semi di ogni genere, orzo, avena, riso e grano. Imparammo così che col sudore e con l'affanno, raccogliendo e poi interrando quei semi sparsi, sottenevano raccolti abbondanti con cui sfamarsi. Da quel giorno non ci affidammo più alla caccia, ma al nutrimento profumato di pane e focaccia. L'era della fame e dell'incerta fortuna era terminata. Ogni famiglia aveva un campo per fare la seminata. E ci credemmo liberi e incredibilmente forti. Tutti avevamo terra per coltivare grano e orti. E un bel giorno non molto lontano divenimmo sudditi di Sua Maestà, il grano. Ci vennero i calli e ci spaccammo la schiena, senza fermarci da luna nuova a luna piena. Ci facemmo la guerra per non morire di fame e ci ammazzammo un cruscolo de pan. Lavorare per mangiare, che disgrazia, che sfiga. E ridono ancora di noi il re e la regina, il grano e la spiga. Che siano abbattute tutte le mura delle città e tutti i castelli e le fortificazioni, e che le città siano d'ora in poi villaggi, in modo che non sorgano differenze tra le persone solo perché uno vuole essere più ricco o migliore dell'altro, ma che ci sia una piena uguaglianza fra le persone. Se solo potessi dormire. Se solo potessi dormire. Da un anno e mezzo sto su questo letto a castello e non riesco a dormire. Se solo potessi dormire. Il dondolio la faceva star male. Come il continuo girarsi dell'amica nel letto ogni notte. Era colpa sua che non dormo. Se solo potessi dormire. Se solo potessi dormire, la mia vita sarebbe diversa. Ma così posso solo pensare al sonno. E questo pensiero le faceva venire il mal di mare. E la riportava su quella barca con altre 60 persone. E lì? Stranamente mi sentivo quasi a casa. Lontano da casa, lontano da quel ragazzo. Mi piaceva e io gli piacevo. E all'improvviso venni strappata via, senza un saluto, senza un addio, via, per poter salvarmi la testa. Picchiata! Inseguita! E la paura rimane. E ora su un
sono qui, su questo letto a castello. E ogni notte questo mare nero, ruggente, inonda il mio petto, si infuria davanti ai miei occhi, mi abbraccia. Dov'è lui? E dal suo letto non riusciva a smettere di fissare quella luce rossa lampeggiante nel buio. E quella luce solida di navigazione ne faceva ben sperare che dopo tutto sarebbe arrivata sana e salva. Se solo potessi dormire. Se solo potessi dormire. O mio re, o mia regina, so che non è nelle mie mani la vita mia e che albergherò qui anch'io oggi o domani, ma troppo in fretta è volata via quella che allietava l'anima mia. Quello che sono venuto a chiedere, nostro sire, è questione non facile da comprendere a dire. Solamente vostra signoria può rendermi felice se vorrà usare il potere di restituirmi Euridice. Signore e signori, lo spettacolo non è ancora finito. Ci spostiamo di nuovo, seguiteci da quella parte, prego, prego. Signori, amiche e amici, paisan e frustiere, le storielle sono belle, fanno bene, oggi come ieri, ma dopo tanta camminata e la bella storia udita, è giunta l'ora di aprire la bocca e di leccarsi le dita. Fare un brindisi, allora ne faccio uno io davanti a questi paradisi.
mi guadagno il pane in un posto lontano, ma grazie a te sono ricco, felice e sano. Brindisi faccio a sua maestà il grano. Un brindisi lo voglio fare anche io, se permette, chef coi batti. Al teatro, che è tutta la vita mia, brindisi faccio a sta bella compagnia. E ora tocca a voi accendere la padella. E chi vuol bere, trovi una rima bella. Pensatevela, tenetevela bene in testa, perché senza brindisi non c'è festa! Ambrata di speranza e dopo aver riempito un po' la pancia, panza, vi invitiamo alla danza. Questa serata e poi veramente è stata un'esperienza bellissima passare questi 10 giorni con voi, anche se un po' faticosa, ed è stata una sorpresa anche scoprire i vostri talenti, devo dire. È bello, io veramente spero che si
di presenti e l'occasione di fare iniziative come queste. Grazie. Allora, adesso verrà distribuita una bruschetta, perché l'abbiamo talmente celebrata che dobbiamo pure assaggiarla. Se avete portato il bicchiere di vetro, vi verrà versato anche del vino. E se vi venisse in mente una bella rima o comunque un brindisi, noi saremmo felici di ascoltarlo. Intanto la festa continua e buon divertimento. Grazie.